Siamo a Firenze con il dottor Alessandro Bondi, direttore generale di Oticon Italia, gruppo William Dement, che ha organizzato e dirigerà un grande evento unico in Italia per il settore, perché si parlerà di audiologia, di business e di sociologia. Quindi sta per cominciare un evento molto stimolante dal punto di vista sia del mercato, sia del punto di vista scientifico e anche dal punto di vista sociale in qualche modo. Com'è nata l'idea e cosa vi proponete con questa iniziativa? Ma l'idea è nata da, come tutte le idee più semplici forse sono le più geniali, nel senso che arrivando in questo settore mi sono reso conto che c'erano tanti eventi specifici, ma pochi eventi che mettessero insieme tutti i protagonisti del settore. E l'idea nasce anche con un obiettivo molto semplice, quello di cercare di capire come tutti i vari player del mercato possano lavorare per dare il massimo in termini di soddisfazione del paziente. Questa è un po' la base del concetto di questa giornata. A suo parere cosa manca, oltre a quello che ha detto, ma insomma cosa manca davvero alle aziende per lavorare al meglio, quindi anche con i professionisti? E anche i professionisti per lavorare al meglio con i pazienti, cioè c'è un nodo ancora da sviluppare? Il nodo è molto banale, è la consapevolezza del ruolo che ognuno deve ricoprire all'interno del mercato, quindi la consapevolezza che ognuno ha un ruolo molto importante, determinante, ma che fa parte di un meccanismo più grande di collaborazione, di condivisione delle informazioni e di preparazione. Lei ha un'esperienza già nel settore, diciamo, sanitario, dell'assistenza sanitaria. Cosa ha visto nell'audiologia che è diverso rispetto ad altri settori che ha conosciuto? Ma, credo che il nostro mercato, il mercato dell'audiologia, il mercato audiologico, sia un mercato fatto di tante persone che lavorano con passione, con grande dedizione, ma nello stesso tempo manca qualche elemento che ci accomuni, che ci faccia sentire parte di un universo della salute, ma questo ancora manca, mentre in altri settori questa cosa è molto più sentita, nel nostro settore spesso ci sfugge. Certo, il fatto appunto di unire insieme audioprotesisti, medici e comunque anche responsabili appunto del business ha evidentemente questo obiettivo, cioè secondo lei questo evento parlerà più ai singoli audioprotesisti, quindi ai titolari di centri acustici, o più ai medici, insomma, a chi deve curare, insomma, a chi deve vendere o chi deve curare, a suo parere? Speriamo che parli a tutti, l'obiettivo è proprio quello, che parli a tutti. E anche la chiusura dell'evento con l'intervento del professor Crepé serve proprio poi a un certo punto a fare un punto, ad avere un punto comune, appunto della nostra società. Cioè chi noi andiamo a curare, come andiamo ad affrontare il nostro paziente, quali sono le sue esigenze e come cambierà la figura dell'anziano all'interno della nostra società. Questo evento avrà un seguito, è il primo che voi avete organizzato ed è anche un po' il primo del genere in Italia, nel senso che crea questa unione tra mercato e parte scientifica sanitaria. Secondo lei sarà l'inizio di una tradizione o è un esperimento? Glielo potrò dire stasera alle 18. D'accordo, allora buon lavoro e buona giornata. Grazie.